grazie buonasera per essere a tutti. Venuti. Vi presento Arnaldo Delle Aie, regista, autore e sceneggiatore del film Bruciate Napoli, che ha un titolo così forte che si rifà a una frase che Hitler usò quando cominciarono le prime insurrezioni durante la guerra, che poi diedero origine, come dice lui in alcune sue dichiarazioni, a quello che è il mondo di oggi. Ecco, abbiamo anche con noi uno degli attori di un film molto noto, un film di Nanni Loi, quindi lui ha conosciuto Nanni Loi, è Domenico Formato, che interpretava Gennarino Capuzzo e che ha avuto anche una parte nel film di Arnaldo. E poi c'è il direttore di produzione, Vincenzo Delle Aie, ci sono anche gli scenografi. Questo film è il mediometraggio di 51 minuti che già è stato proiettato anche in altre occasioni, mentre lui negli ultimi tempi ha finito il lungometraggio che poi sarà presentato a settembre. Una finestra sulla storia per accendere la memoria e illuminare il presente per non dimenticare. E questo e molto altro il mediometraggio Bruciate Napoli, sintesi delle parole dette da Hitler di Arnaldo Delle Aie, regista e sceneggiatore di quello che nelle intenzioni è un film a tributo a Nanni Loi e il suo colosso del 62, Le quattro giornate di Napoli, dal quale si distacca per alcuni aspetti e per l'impronta fortemente personale che il regista imprime all'opera, un racconto napoletano in ogni sua parte, in ogni suo componente, che celebra la ribellione alla violenza e al dominio del più grande esercito del mondo, quello tedesco, che occupava Napoli, una città ferita a morte che trova nel suo popolo la forza per rinascere. Un progetto ambizioso e complesso che è stato presentato prima dell'uscita prevista per settembre della versione più lunga di circa 120 minuti con immagini reali di guerra insertate. C'è bisogno oggi di memoria storica per i giovani, ecco perché accendere il passato può in qualche modo illuminare, voglio dire, il presente. Sì, il mio rammarico è che purtroppo i giovani, anche i meno giovani, non conoscono nel modo più assoluto le quattro giornate di Napoli e questa pagina di storia dei napoletani. Questo è un mio grosso rammarico, ecco perché voglio farlo conoscere liberamente dappertutto quanto più è possibile. In giro la notizia che nel mio palazzo ci sia un sovversivo. I neri si sarebbero sentiti in pericolo. Se non mettevamo che la bomba, a che sorte ne va ancora un negozio. E tu stivano poco meglio. Eva! Dove sta mia moglie? Eva! Davide, tu qua, ti accompagno io. No, Eva. Dove sei? Le quattro giornate sono state un moto popolare, la gente è essenzialmente, io dalle ricerche che ho fatto in questi due anni ho constatato che mentre Nanni Loi ha messo molto in evidenza gli scugnizzi sono stati pochissimi, ma chi ha veramente si è battuto, sono morti eccetera, sono stati gli ufficiali, non gli alti gradi. Ma voi pensate che a Piazza della Borsa ci sono state battaglie a non finire. Un appuntamento
appuntamento all'interno del calendario degli incontri aperti al pubblico nell'ambito del laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche diretto dal professore e filmmaker Francesco Giordano presso l'Università Orientale di Napoli, un laboratorio dall'impronta fortemente pratica e sperimentale che va al di là della lezione accademica e permette ai giovani studenti di incontrare, interagire e creare sinergie con professionisti della settima arte, aprendo spazi di azione e possibilità creative fuori dalle mura universitarie. Al centro del film di Dele Aie, la guerra, le difficoltà di una vita normale, gli amori, le passioni, i ricordi, i ragionamenti, gli ideali, l'attesa, il non volersi sottomettere alla violenza, il ribellarsi ma anche la profonda umanità e solidarietà come caratteri dominanti, luci e suoni costruiscono il climax narrativo. Un racconto per immagini dall'impronta fortemente teatrale che restituisce una visione intimista di quei terribili giorni, quelli del 43 e in particolare di quelli vissuti in un appartamento del quartiere Vomero della città di Napoli, nel Palazzo Pennarola in via Giovanni Merliani, alla fine di settembre, durante le quattro giornate di Napoli, quando si intrecciano le storie e i destini della famiglia di O professore Luigi, interpretato da Mariano Riggillo, di sua moglie Elena, Maria Rosaria Virgili e del loro figlio Edoardo, Massimo Masiello, con quella di rifugiati politici antifascisti, Davide Patrizio Rispo, sua moglie Eva, Luciana De Falco e la loro figlia Alessandra, Mariangela Robustelli, che sono da loro ospitati clandestinamente. A loro si affiancheranno tanti altri personaggi che nelle loro peculiarità comporranno quel mosaico esistenziale che contraddistingue, oggi come allora, la napoletanità. Il fil rouge è senza dubbio il dramma, la popolazione stremata, ma all'interno delle famiglie la speranza mescolata alla forza e al coraggio garantiranno la salvezza. La scena è alla Vespo, l'unica scena alla Vespo, due scene alla Vespo, quando arrivarono i soldati, quello è stato fatto, dato via, sotto via le scalette di via Santa Squadra, e là c'è di traffico. Un omaggio a Nanni Loi, ma che vuole essere anche altro, un punto di vista molto intimista, io ho notato in questo film. Ecco, però anche un'operazione particolarmente ambiziosa, poi il confronto con un colossal come le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi. Allora, nessun confronto con Nanni Loi, assolutamente. È un omaggio a Nanni Loi, è una sottolineatura sulle quattro giornate di Napoli, anzi sulle 30 giornate di Napoli, perché dall'8 settembre in poi succede tutta la storia e c'è tutta la storia reale, vera, e portare la storia, la memoria storica alla ribalta, soprattutto in questo periodo dove molte sottolineature dovrebbero essere fatte e nessuno le fa. C'è un'impostazione molto teatrale, sia un po' proprio nelle scene, i monologhi, anche l'ambientazione, diciamo, unica, e anche come durata della storia, diciamo, molto breve. Quindi io l'ho trovata molto teatrale che cinematografica. Hai ragione. E ti dico, in effetti questo progetto è nato per essere poi più lungo con gli esterni. No, non era un momento negativo, era No, è una considerazione. Questo nasceva come film per la TV. Nasce per il film della TV, è vero, è molto statico, è in un appartamento. È una pagina importantissima della nostra storia che merita di essere narrata e di non cadere nell'oblio. La memoria storica è fondamentale per mantenere la nostra identità e per i giovani che hanno urgenza di conoscere il proprio passato. Le parole di Arnaldo Dele Aie, uomo di cinema ma anche di televisione e teatro da oltre 40 anni, appaiono quasi come un invito e un monito insieme affinché si ridestino le coscienze dal torpore. A raccontare aneddoti, scelte stilistiche e tecniche, peculiarità delle riprese del mediometraggio, anche Vincenzo Dele Aie e gli scenografi dell'opera, Francesco Davide e Renato Dele Aie, presenti all'incontro, a cui ha preso parte anche Domenico Formato, che interpretò lo scugnizzo dodicenne nel film di Nanni Loi. Questa creatura avete portato? Si chiama Gazzi, ma per cavallo! E dove si trova sta casa tua? A Margellina, è una bella casa, e da un cesto è ancora un biscia sotto, e sta sempre in braccio a mamma sua. Non sta solo, a casa mia non c'è sta più nessuno, manco mamma c'è sta.
stata una sorpresa piacevole rincontrare Arnaldo, io non lo ricordavo perché lui era già giovanotti, era un bambino, e poi lui mi ha cercato perché tramite collaboratori suoi, il direttore della fotografia venne a casa a chiedere di incontrarci, era stato un piacere farlo. E lui mi disse che aveva già preparato la sceneggiatura, eccetera, ma comunque avrebbe fatto in modo da inserirmi in questo piccolissimo intervento, in questo cortometraggio che all'epoca così era, poi è diventato un mediometraggio, avrebbe fatto di tutto per inserirmi, eccetera, anche perché poi lo stesso Mariano Virgilio, si ricorda, disse che non c'è nessun altro che può passare il testimone delle quattro giornate a bruciare Napoli, che lui che ha vissuto quei momenti, ha fatto quel film insieme a Nanni Rocchi. Io credo molto nei giovani, infatti io voglio il contatto con i giovani, visto? Io voglio, odio le barriere delle scrivanie, perché voglio avere il contatto, addirittura quasi fisico, con i giovani. È uno scambio in fondo. Sì, io prendo molto e nella mia vita ho creato tante persone che fanno il mio mestiere, l'ho voluto e quindi ho fatto tanti proseliti. Cosa le ha lasciato Nanni Loi, umanamente? Umanamente era una grande persona, umanamente era molto paterno. Le quattro giornate di Napoli. No, non è sottovalutata, non è sottovalutata, è ignorata, è ignorata, perché voi addirittura a scuola, non so, a scuola all'epoca mia si studiavano le cinque giornate di Milano, si studiava, le cinque giornate di Milano, Brescia, Resistenza, qua, Napoli non si è mai parlato ed è una pagina di storia che è stata dimenticata, ci sono state centinaia di morti. Il popolo napoletano ha ancora quel carattere di ribellione, di solidarietà, di umanità, e lo sta dimostrando un po' in questi giorni. Lo sta dimostrando, sì, assolutamente sì, con i migranti, con l'opposizione si sta facendo ai vari decreti Salvini, sì, assolutamente sì. Napoli è una... Che alla violenza, penso. Un po' a quello che è successo, gli ultimi fatti di cronaca. Assolutamente sì, no. Napoli è una città ribelle, è una città anarchica. E proprio questo anarchismo è forse il suo tratto vincente. Non si abbatte, come diceva Mariano Rigillo nel film. I tedeschi. A scuola Vanvitelli ci sono altre armi e alla fattoria Pagliarone ci sono tanti uomini con un altro capitano che si fa chiamare Manu Mozza. Ecco, sono pronti a combattere. La mia pazienza ha un limite. Io non ve lo sto chiedendo, ve lo sto ordinando. Portatemi presto i numi e il dinamitardo e poi eseguiremo gli ordini di Berlino. Ridurremo Napoli cenere e fango. Hitler ha detto bruciate Napoli. Oh, strunz. Già fatto, vai subito pure se fai. Il laboratorio del professore Giordano che sta portando avanti, che è un po' questo, rompere un po' le barriere appunto tra professori e discenti, creare scambio, sinergia. Che ne pensa, insomma, di questa sperimentale? Ho conosciuto il professor Giordano da pochi giorni, in effetti. Lui è venuto a qualche mia presentazione e quindi mi ha invitato a venire da voi. Ma spero che riesca a essere un cuneo. Il cinema, gli audiovisivi e i media a più larga scala sono uno strumento con cui si può veicolare la storia, far riflettere, indagare nell'animo umano e dentro se stessi. Sono uno strumento che apre possibilità. Un incontro molto stimolante e vivo per gli studenti del laboratorio del professore Giordano, sempre più coinvolti e partecipi all'interno degli incontri e lezioni sperimentali che si rivelano sempre più produttivi e fervidi anno dopo anno, confermandosi una formula vincente.